Buonasera a tutti, sono Claudio Luperini del Dipartimento di Fisica e oggi cerco di parlare di Mariano Pellucci. Mariano Pellucci era, come scrive Vergara Caffarelli, il meccanico del gabinetto di fisica a tempo di Matteucci e Fulci. Di Perucci non sono riuscito a trovare notizie prima del 1844 e comunque nulla che riguardasse la sua vita. Molto complesso risalire alla storia di questo personaggio. Su questo personaggio ha scritto a mia conoscenza solo Vergara Caffarelli e da lui ho preso data di nascita e data di morte. In realtà, alla fine degli anni '80, i discendenti di Mariano Pellucci stavano ancora a Pisa, col cognome Bertozzi. A Pisa c'è anche una casa Pierucci, che è vicina alla Sapienza, però io non sono riuscito a contattarli. Quindi, scusate, diciamo, la presentazione correrà con gli iscritti. Delle mostre a cui ho partecipato, degli oggetti che sono rimasti non solo qui a Pisa, ma anche in giro, diciamo, per la Toscana e anche fuori, e questo testimonia come Pierucci fosse particolarmente dotato. Chiamare meccanico Pierucci forse è riduttivo, perché lui si intendeva veramente di molte cose. Intanto non inizia come meccanico. Ma ora vedremo con la prima partecipazione alla mostra del 44. E comunque la sua fabbrica all'inizio era una fabbrica di macchine telegrafiche. Andiamo avanti. Ecco, questa è una mostra fatta in Toscana, a Firenze nel 1944, e nella sezione mobili e oggetti di lusso si legge che Mariano Pellucci ha meritato la medaglia di bronzo per due graziosi quadretti di legno intarsiati a mosaico. Nello stesso anno Pierucci diciamo, inizia a lavorare con Matteucci al gabinetto di fisica, però contemporaneamente partecipa a un'esposizione con questi oggetti, che ovviamente non hanno niente a che fare con gli strumenti. Fatto? Nel 45, in una lettera della soprintendenza del Granduca all'Università di Pisa, si parla di Mariano Pellucci, quindi si suppone che Mariano Pellucci abbia iniziato a lavorare all'università nel 44. Matteucci teneva la cattedra di fisica dal 40 al 41, e ancora Vergara scrive che Matteucci ci mise molto a cercare un meccanico, un tecnico che fosse di suo gradimento. Poi ancora in una lettera della soprintendenza del Granduca, sempre all'Università di Pisa, nel 1946, vediamo che comunque con Mariano Pellucci continua ad essere, qui è scritto macchinista provvisorio del gabinetto di fisica, però diventerà in anni successivi probabilmente riassunto, anche se nell'archivio di Stato non ho trovato niente che lo confermi. Nel 50 partecipa ancora a una pubblica esposizione, a una mostra, e presenta quattro macchine telegrafiche, una pressa idraulica,
una macchina per spianare e scorniciare i tetrami di marmo. E qui si presenta come Mariano Perucci di Pisa, fabbrica di macchine telegrafiche. Quindi lui inizialmente si trasferisce, era pistoiese, si trasferisce a Pisa, mette su questa fabbrica di macchine telegrafiche. Questa provenienza vedremo che in certe pubblicazioni, in certe relazioni di esposizioni, a volte è rappresentato come Mariano Perucci di Pistoia, a volte come Mariano Perucci di Pisa. Nel 54 lui conclude il lavoro su una macchina di Atwood che era stata richiesta dall'Istituto Tecnico di Firenze, e questa macchina di Atwood è praticamente uguale a quella che era stata costruita a Parigi, anche è uguale ma in uno stato migliore di quella che si trova qui a Pisa. Abbiamo anche noi una macchina di Atwood, ma è in pessime condizioni, non è rientrata nell'azione di restauro che abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000. Mentre questa macchina di Atwood che lui costruisce per Firenze è sempre presente alla Fondazione Scienza e Tecnica, probabilmente il buono stato si deve all'azione di Paolo Brenni, che ha fatto un grande lavoro di restauro. E qui si vede una lettera del Ministro della Pubblica Educazione praticamente all'Università di Pisa, dove dice che prima di mandarla a Firenze, che qualche professore controlli che questa macchina sia stata fatta bene. Altra esposizione ancora in Toscana, e qui l'Istituto Tecnico Toscano presenta proprio di Pierucci la macchina di Atwood, oltre che lui stesso presenta anche alcune sue realizzazioni, e ancora qui si parla di macchine telegrafiche. Nel 55, il 19 giugno, c'è una cosa strana. L'università permette a Pierucci di assentarsi un mese dall'università per andare a Venezia, dove è stato richiesto per un impianto di illuminazione. In quel tempo l'illuminazione a Venezia era fatta in parte con lampada d'olio e in parte a gas, quindi non è chiaro lui cosa, forse un impianto del gas, non so, no, però si assenta un mese per andare a Venezia. Questa è l'esposizione di Parigi del 55, dove partecipa anche l'Istituto Tecnico Toscano ancora con la macchina di Atwood. Questa volta Pierucci è di Pistoia, non è più di Pisa, ma qui è di Pistoia. Lui presenta, no, è l'Istituto Tecnico che presenta. Io vi ho trovato solo che lui viene. Presenta la bussola dei segni, sì, una sua realizzazione che presenterà anche a un'altra mostra. Nel 56 Matteucci si sposta un po' vicino a Pisa in una villa, e per non lasciare l'istituto sguarnito propone che sia Mariano Pierucci e la sua famiglia ad abitare nell'abitazione del direttore dell'Istituto di Fisica. Ovviamente per assicurarsi che non venga o danneggiato o rubate macchine all'interno del dipartimento. Nel 60 nell'archivio si trova l'unica lettera scritta da Pierucci, dove lui
adducendo come ragione la famiglia numerosa, chiede un aumento di stipendio per potersi dedicare di più agli strumenti, a costruire strumenti per l'università, perché dice: io ho da fare tanto, se volete che mi impegni più per l'università mi dovete dare un aumento di stipendio. Questa ovviamente la sua richiesta è appoggiata da Riccardo Felici, che in quel momento è lui ad essere quello che tiene la cattedra, perché Carlo Mattucci ha impegnato in talmente tante cose che in realtà poi era Felici che gestiva un po' tutto. Il ministro replica che in quell'anno il bilancio è chiuso e quindi dovrà fare il prossimo anno la stessa richiesta. Qui ancora l'esposizione italiana fatta nel 61, apparati di telegrafia e anche, e qui si cominciano anche a venire fuori gli apparati di fisica, una macchina elettromagnetica applicata al telegrafo Morse. Nel 65 pubblica il catalogo degli strumenti, nel 70 pubblicherà un supplemento. In questo catalogo c'è tutto, ci sono elencati tutti gli strumenti che la sua fabbrica è in grado di fare. No, non si sa se ce l'avesse nel laboratorio, probabilmente era in grado di farlo, e lui elenca in questo catalogo di una ventina di pagine tutti gli strumenti: meccanica, pneumatica, idrostatica, acustica, insomma di tutto, di più, ovviamente macchine telegrafiche. È interessante, a pagina 16 c'è scritto: il nostro laboratorio si incarica della costruzione di parafulmini sopra gli edifici, quindi si occupava anche di questo, probabilmente o aveva una grande famiglia che tutti l'aiutavano o aveva tanti operai, perché veramente ha una produzione notevole. Nel 70 un supplemento, e qui elenca la vendita di porcellani di fabbricazione estera, anche se dice che è lui che dice come fare queste porcellane, e poi altri strumenti. Interessante che oltre a tutto il resto faceva apparecchi elettrici anche ad uso medico. Di questo ce n'è rimasto anche uno qui a Pisa, e qui descrive proprio quello che è rimasto da noi. Questo però nel 1887, e questo è nel supplemento, sì. Nel 1887 lui pubblicherà una brochure che si chiama Apparecchi elettrici a corrente continua per uso medico che si costruiscono nel laboratorio dell'ingegner Mariano Pelucci. Nell'87 è diventato ingegnere, si firma ingegnere, e questa brochure non l'ho trovata. Questa qui l'ho copiata di sana pianta da Beccara, che probabilmente lui l'ha trovata, ma io non sono riuscito a trovarla. Nella letteratura ho letto da qualche parte che probabilmente lui partecipa all'esposizione universale di Parigi nel 67, ma secondo me non corrisponde, perché nei libri dell'esposizione non c'è il suo nome, e anche quando lui riporta le sue ricompense non riporta niente del 67, quindi potrebbe avere anche partecipato e non aver avuto nessuna ricompensa, però secondo me non ha partecipato. Questo è ancora, questo è interessante, che nell'elenco di questa esposizione del 68 esce fuori l'officina di apparati di fisica, di cui esiste una specie di biglietto di visita che gira su tutti i libri che ho messo in fondo, e qui officina di apparati di fisica. Prima era macchina, diciamo, per macchine telegrafiche. Quindi ancora gli altri ufficiali partecipanti a quello di Vienna. Qui una curiosità: non riuscivo a trovare Pelucci nell'elenco perché avevano scritto Pietrucci, no, partecipa anche a questo.
l'ultima anche nell'87 alla mostra di Torino e si firma ancora ingegnere Mariano Ferrucci. Ecco, gli strumenti di Mariano Ferrucci li possiamo trovare al Crescenzi Quacinotti di Bologna, probabilmente perché in contatto con Antonio Quacinotti, Quacinotti ci aveva insegnato a Bologna dal 64 al 73, come vedremo aveva contatti con lui e quindi alcuni strumenti costruiti per Quacinotti sono rimasti a Bologna. Poi abbiamo la Fondazione Scienze e Tecnica di Firenze, alcuni strumenti, qui alla vostra destra la macchina di Atwood in perfette condizioni, sono un po' invidioso perché invece la bella è tutta rotta. E poi abbiamo Cicognini Rodari di Prato, qui forse anche qui c'entra Quacinotti che ci ha insegnato un po', non sono sicuro. Poi abbiamo un apparato telegrafico a quadrante tipo Breguet al Museo Storico delle Comunicazioni di Roma, qualcosa all'Università di Siena, all'Osservatorio Valerio di Pesaro. E questo è l'apparato per l'uso medico che avevamo visto l'altra volta. Ed è qui a Pisa. Ancora a Pisa abbiamo questa macchina di motore elettromagnetico, sistema Fromente, questo è legato anche a Antonio Quacinotti, che fa degli esperimenti con la macchinetta e chiede a Felici questo motore e Felici poi glielo presta e glielo lascia. Queste due macchine sono quelle di Matteucci, questo è l'interruttore di Matteucci e questo è per lo studio delle correnti indotte sempre di Matteucci. Nell'inventario dell'80 del gabinetto di fisica sperimentale c'è tutta una serie di oggetti costruiti o da Pierucci o dal laboratorio del gabinetto, si suppone che il laboratorio del gabinetto fosse quello di Pierucci. Quindi anche qui c'erano tante cose, faceva, queste però non ci sono rimaste. Pierucci non aveva contatti qui a Pisa solo con il laboratorio di fisica, ma anche con il laboratorio di fisica tecnologica. Qui un originale di Antonio Quacinotti del 69, quando è a Bologna, parla di una macchina che sta facendo costruire proprio a Pierucci. E ancora qui, nel 64, che parla di un cronografo che Antonio Quacinotti aveva pensato e aveva fatto fare proprio a Mariano Ferrucci. In realtà, infatti, nel laboratorio di fisica tecnologica, che era di Luigi Quacinotti, è scritto che Mariano Ferrucci aveva collaborato con laboratorio di fisica e fisica tecnologica dal 44 al 78. E poi anche un Pierucci Giuseppe, forse figlio di Mariano, che aveva collaborato dal 71 all'81. Inoltre poi sono elencate del laboratorio di fisica tecnologica anche questi tre strumenti. Quindi proprio lui collaborava a pieno titolo con l'ambiente di fisica. Ecco. Con questo ho finito. Insomma, è anche un cinema. Grazie Claudio, sentiamo se qualcuno ha qualche domanda. Ho fatto vedere al dottor Pini una macchina di Atwood che è stata ristrutturata a un liceo classico di massa qualche tempo fa. Potrebbe essere interessante, Claudio. Grazie Claudio per questa interessante relazione. E ti volevo chiedere, diciamo, quali erano stati i rapporti tra Pierucci e gli scienziati di Pisa ai fini, diciamo, delle ricerche che si facevano allora. Cioè, si sa che questi costruttori molto importanti, diciamo, lavoravano su indicazione di questi docenti e modificavano le macchine, no? Le modificavano e poi dopo i docenti lavoravano su queste modifiche e pubblicavano anche. Ecco, hai trovato, diciamo, una serie di appunti dove questo aspetto viene focalizzato, che è molto importante, diciamo, che rende un po' giustizia di questa figura che è poco nota e che però è molto importante dal punto di vista dello sviluppo della scienza e della fisica in Italia, ma anche nel mondo.
Allora, gli unici originali che ho trovato sono quelli che ho messo senza trascrizione con Antonio Facinotti. Solo questi ho trovato. Antonio Facinotti sicuramente, con questi due testimoni che c'era un rapporto tra lui e... Per esempio la macchina di induzione che è stata fatta poi da Matteucci, lì mi pare che Matteucci però accenni nei suoi testi a Pierucci, per cui probabilmente una collaborazione su quella macchina. Le macchine sono filmate, quindi è chiaro che tutte le macchine che ho presentato, soprattutto qui a Pisa, c'è scritto Pierucci, quindi sicuramente quelle di Matteucci sono fatte da lui. Diciamo extra Pierucci, extra Matteucci e Felici, ovviamente Mariano Pierucci era il meccanico del laboratorio di fisica sperimentale. Fuori dal laboratorio di fisica sperimentale, gli unici documenti che ho trovato sono quelli di Facinotti, che significa Antonio Facinotti probabilmente aveva a che fare con lui quando era anche a Bologna, all'Istituto Tecnico di Bologna, più Luigi Facinotti che lo scrive anche, quindi per la cattedra di fisica tecnologica. In realtà all'inizio non l'ho letto, però quando nei documenti d'archivio della lettera della sovrintendenza si dice che viene confermato Pierucci anche per il laboratorio di chimica, però non ho capito bene se di lui all'inizio, quando arriva all'università, fa il tecnico sia fisica sperimentale, fisica tecnologica e anche chimica, però non ho trovato, di la verità non ho neanche cercato, perché si potrebbe vedere se per esempio quelli che insegnavano chimica si interfacciavano con lui, oppure faceva gli strumenti di medicina, potrebbe, però non ho niente, cioè solo Facinotti. Questa è un'ultima considerazione, secondo me è particolarmente interessante, perché noi si guarda la storia della fisica attraverso un percorso che è un po' il nostro percorso, si guarda all'indietro, ma guardando all'indietro si vanno a incrociare le strade della storia della chimica, la storia della tecnologia, la storia di altre discipline, e quindi incrociare informazioni, soprattutto sul passato naturalmente, dovrebbe essere molto utile. Questo ultimo spunto, in effetti, tu sei in contatto, Claudio, con qualche chimico, qualcuno che si occupa di storia della chimica? Dovrebbe essere un'indicazione. Altre domande? Paolo Rossi aveva detto qualcosa sull'interruttore di Felici. Sull'interruttore di Felici non ho trovato niente. Non ce l'abbiamo. E non ho trovato niente che testimoni, però se non si era costruito da solo l'avrà costruito sicuramente Pierucci, però non è rimasto nella nostra collezione e non ho trovato niente di scritto, quindi bisognerebbe andare a leggere forse più Felici, perché come ho detto di Pierucci esclusa quella lettera dove lui richiede l'aumento di stipendio, ancora non si è trovato nulla scritto da lui nell'archivio, almeno sì, no, nell'archivio dell'università non si trova niente. Sì, l'ultima domanda, poi faccio un caffè. Andando anche nel nome, intanto c'è anche un ricevitore fotografico Moaz, non in perché soltanto, ma anche Moaz, cioè, una prima maniera qui è interessante anche quello, perché siamo nella metà dell'Ottocento, perché dopo diventano cambiati con le particelle, con elettromagneti di fuori, dentro, insomma, messi in modo diverso. E una cosa interessante è quello elettromedicale. Se ha fatto elettromedicale, ha fatto anche qualcosa di chimica, perché l'elettromedicale è un elemento che interviene anche su eventuali reazioni, eccetera. Quindi forse ha dato le batterie tipo Gaif, per esempio, ecco, non lo so, insomma, grazie che ci sia. Anche questo è una ricerca che diceva anche Roberto Mantovani. Sarebbe interessante anche approfondire questa cosa. Io, francamente, in 50 anni di ricerca di strumenti scientifici, questo nome non l'ho mai trovato in giro, perché non l'ho mai cercato anche. Però, insomma, ecco, una cosa
interessante aver sentito questa sua interlocuzione, perché ci fa, però più attenzione a questo, anche gli strumenti che io collezione, molto probabilmente qualche nome forse verrà fuori anche da me. Quindi grazie per questa cosa. Allora ringraziamo il dottor Perini.